E insomma, dopo 6 anni volevo... dove stanno l'altri? E che ne so? Ah, Morisano, vieni qua! Oh, Morisano! Sì, ma dove stavi? Sì, accesso che ha la chitarra. Io accesso c'avevo sempre che la chitarra. Insomma, no, che ne so, insomma, dopo 6 anni io volevo vedere se era ancora buono d'andare con una donna. Ma che vuoi dire? E che voglio dire? Niente, che voglio dire? Niente, no? E allora quella volta era cominciata a piovere, stava a piazza dei 500, mi sono riparato dentro una cabina del telefono, a un certo punto mi si affaccia una signora, c'ha tipo 50 anni, mi guarda che c'aveva la pelle tutta scavata e me sorride, ci avrà avuto in bocca tipo i resti di una frittata di spinaci, dico c'hai la muffa in bocca, ma che te ridi? A un certo punto ho pensato no, ce devo riuscire. E poi mica me la devo sposare, mica l'avrei pure pagata, mi stava pure un po' a piacere ste pelli, ste carni secche. Che gusti, eh. Però a un certo punto c'ha una lira, allora non la potevo pagare, ho fatto... Oh, e io allora me faccio caruccio. E la invito ad entrare, please welcome. Lei mi guarda, io la guardo. Se guardiamo. E intorno non c'era nessuno. Allora, piano piano mi avvicino. Aspetta. Piano piano, datosi che stavo dentro una cabina di 1 metro per 1 metro, un passo, e io stavo addosso. Allora lei stringe la cornetta. Io la spingo in un angolo. Lei lascia andare la cornetta. Io gli alzo la gonna. Lei mi abbassa i pantaloni. Me s'avvinchia con le gambe intorno ai fianchi e arrugisce. Eccolo! Finalmente un po' d'amore! Yeah! So homo! Oh! Ah, Franco, chiarimo se basta, ma mi sono rotto le palle. Mi stai a chiamare qua ogni giorno a parlare, però non devo fare spia, non devo fare spione. Il caso è chiuso dalla rapina, però mi chiedi. Non mi devi arrestare, però mi chiami ogni giorno. A me c'è qualcosa che non mi guarda, guarda che se mi devi arrestare, mo devi dire. Fammi una cosa, no, fammi, ma ascolti te, fammi una cosa, io qui non ci torno più, hai capito? Oddio, scusa Franco, io sono arrivato qua tutto incazzato, invece te? Un'occupazione, un lavoro c'hai, avrà qualsiasi cosa, pure quello. Avrà, ma lo immagini? Natalino detto il sorcio, Natale russo, cava mattina, cava valigetta, alle 9 di mattina che va a lavorare. Ah! Ma bravo, sai che ti dico? Che io mo che c'ho un lavoro vero, vado a circa Sicilia e me la sposo. Ma sì, me la sposo. Ci faccio 10 figli, Franco. 10 figli è il primo che ruba, te giuro che l'ammazzo con le mani mie. Avrà, se fa per di, sono cose che se dico. Avrà. Grazie. Ma che avete capito? Un lavoro vero! C'ho un lavoro! Ma che se vede che sto felice!
Oh, stamattina stavo a passeggiare, mi salutavano tutti. C'era un pullman dei giapponesi, pure loro mi salutavano, mi facevano le foto. Oh, beccato a Mariuccio, voi ricordate a Mariuccio? Mariuccio infermiere mi ha detto che ha scoperto un dostaccio Cecilia. Ma dai. Io domani vado a Pizzicalla. Vado a Pizzicalla e mi sposo. Cecilia, anzi, dai ste carte, va. Dai ste carte. Come sempre il piatto piani, eh? Ma dai, che famo solo quello che mi metto. Oh, ma m'entra mai una carta? Già devo finire. Oh, vedi qui. Oh, ma lo sai che vi dico? Ma perché devi aspettare domani? Oh, io a Cecilia me la vado a cercare adesso. Asorcio, questo è per infami come te. Eh no, è così, è una presa per culo però. Eccola la vita mia. Certo che si faceva il pugile come voleva mio padre, chissà a mondo stavo. Quanti sono stati i minuti che sono stato veramente felice in vita mia? 2 minuti quando ho beccato il barattolo al primo colpo. Una mezz'oretta quando ho conosciuto Cecilia. E poi quando Misar mi ha messo la mano in testa e mi ha fatto una carezza. Ma perché mi viene in mente Misar? Vede Natalino, la passione è la cosa più importante che ci abbiamo. Non c'è una vergine che si rinnova sotto lo stesso velo. Anzi, una c'è. E tu porti i suoi occhi. E tu porti i suoi occhi, ecco che mi ha detto. No. Ma fa vedere mo che io sono il figlio di... Certo che sei il figlio di Miser, mo chissà dove stavo. Sicuro che stavo dentro a qualche discarica. Che stavamo a cantare, a ascoltare storie che ci raccontava Misar, con la chitarra scordata di James, il mandolino di Catrizza e la fisarmonica di Setraia. E io che suonavo la tromba e battevamo le mani, e a forza di cantare, di suonare, di battere le mani, ci sembrava un paradiso pure qua a Borgata de Merda. Calibro 9, hai tirato bene Pietro, dritto al cuore, mi sa che non ci sta niente da fare. Oh, qui, mi sa che se dobbiamo salutare. Che? Sì, sta là fuori, ta poi piaga Vasaki, sì. Allora... Arrivederci. Natalie, è finita così, ci ho provato a cambiare, ci ho provato a sognare. Natalie, con la vita così, che ti potevi aspettare, chi ti poteva salvare? A Cecilia mi sono aggrappato a te, t'avrei cercato, portate via e regalasse quella vita che era nostra. Mentre te giuravo che cambiavo, io sta vita la buttavo, quella vita la...